continuiamo con la serie delle interviste per il canale YouTube del nostro blog di Equilibrio Instabile. Io sono Giuseppe Lupoli. Io sono Giacomo Giglio. E alla telecamera abbiamo Filippo Segato. Oggi abbiamo il piacere di avere qui un attore e scrittore torinese, Renato Lipandi, lo ringraziamo Grazie per l'ospitalità. E iniziamo a parlare un po' di note biografiche. Lei ha iniziato, a voi. Diciamo, prima. Vediamoci, tu sei meglio. Ah, va bene, Non sì, è che vorrei perché essere vostro padre. io. Va bene, grazie, allora cambio. Volevamo sapere quando ti è venuta la passione per la recitazione, perché tu hai iniziato a lavorare alla Lancia come disegnatore e poi hai lasciato questo lavoro, diciamo, tradizionale per iniziare il tuo percorso di attore. Ecco, quando hai scoperto questa passione e hai iniziato. Ma devo dire che se vogliamo dare una connotazione precisa, devo dire grazie a mia madre, perché ripeto sempre, facendo l'analisi, man mano che uno va avanti con gli anni, analizza sempre gli eventi, i fatti della propria vita. Se devo dire grazie a mio padre per la passione per l'alpinismo, per la montagna, mia madre mi ha trasmesso la passione per la musica classica e teatro. Perché? Perché mia madre aveva l'abitudine, così con il famoso Geosino, che era un registratore a nastro, di registrare via radio, alla radio, dei monologhi teatrali. E allora registrò il famoso monologo di Marcantonio del Giulio Cesare di Shakespeare. Amici romani, concittadini, sono venuto per commemorare Cesare, discorrendo. Allora io me lo imparai a memoria all'età di 8 anni. Allora, così. Quello è stato, diciamo, l'embrione, poi la cosa è diventata insopita ed è poi così maturata all'età di 23-24 anni, quando ho cominciato a fare amatorialmente degli spettacoli con degli amici. E da lì poi mi sono iscritto a un corso di recitazione in via Carlo Alberto e da lì è cominciata e è andata avanti. Ecco. Diciamo che più o meno il sunto è No, questo. perché una cosa che mi aveva incuriosito è il coraggio di lasciare un Eh posto, beh, sì, diciamo, sicuro, almeno con le regole, soprattutto certo. dell'epoca, lavorare in una grande azienda era un'altra cosa, per coraggiosamente intraprendere un percorso diverso dettato dalla propria passione, che è una cosa Certo, che ci ha colpito io ho molto. cominciato a lavorare a 15 anni in fabbrica, in una ditta di Carrelli TV, facevo l'impiegato tuttofare, officina. Lì purtroppo un giorno sì, un giorno no, quando poi avevo la patente portavo all'ospedale i vari mutilati delle presse con mani tagliate, dita e via discorrendo. E quindi poi a 20 anni ho cominciato, a 21 anni dopo il militare ho cominciato a fare disegnatore alla Lancia. Sì, a 30 anni poi mi sono licenziato per fare questa cosa, poi ho continuato a fare altri lavori, ecco. Cioè, la mitizzazione dell'attore che vive di questo non è sempre confermata. Per il semplice motivo che non è un lavoro facile, è difficilissimo, specialmente a Torino, dove allora non c'era praticamente quasi nulla se non poco, se non il teatro, poi c'era la pubblicità, il cinema non esisteva proprio, veniva un film una volta ogni 10 anni. Quando è che è iniziato a cambiare questo aspetto qua di Torino con i Torino con la Film film? Commission saranno adesso penso più di 15 anni, anche di più, adesso forse Si anche è notata la una ventina differenza d'anni. comunque, il Beh, lavoro è aumentato sì, è abbastanza. aumentato, ma rimane sempre limitato per gli attori di Torino perché le produzioni romane portano i già mangiati, cioè il casting viene fatto a Roma. Qui chiaramente c'è il lavoro per le comparse, per il catering, per i tecnici e poi per qualche parte piccola o media, poi capita, diciamo, se così che qualche attore faccia qualche parte, ecco. A me è capitato ultimamente di fare un film di questo regista che si chiama Sohain Ben Barka, Il sogno del califfo, ha fatto il personaggio di Carlo IV, spagnolo, e una bella parte. Di poche pose, ma comunque Anche una interessante. produzione internazionale. Internazionale, sì, con Cesannini, Massimo Ghini, la Paredes e via discorrendo. Per cui sì, ho lasciato un posto sicuro, E no, che infatti è una cosa. allora diceva che il posto sicuro esisteva e te lo tenevi fino a che campavi. Perché, ripeto sempre, che oggi no, ma allora bastava prendere il giornale, giravi, c'era una sfilza di
offerte di lavoro, per cui se uno voleva lavorare, lavorava, cioè cambiavi lavoro come niente fosse. E C'era quindi scelta, ecco, c'era c'era domanda, non scelta. c'era anche offerta, se si Sì, poteva. parecchio. Ma domande neanche, c'era tante offerte di lavoro a decine, centinaia. Per cui ho lasciato questa cosa da 30 anni senza sapere cosa potessi andare a fare in realtà. Ecco, non avevo neanche le idee chiare, devo dire sinceramente, se volevo fare l'attore o meno. Certo, sì, c'era anche quello, però ho continuato a fare dei lavoretti così, che non c'entravano nulla. Ecco. Il famoso cameriere che fa anche l'attore, Esiste, nella realtà esiste, non è solo una figura Sì. mitologica. E invece poi, diciamo, il ruolo che ti ha poi aperto un po' ancora di più le porte della notorietà è stato quello di Sì, Dan Reynolds con Camera Café. Volevo sapere, per un attore che ha lavorato in diversi altri film e anche a teatro, quanto fa piacere, quanto può invece infastidire essere ricordato soprattutto per un ruolo? sì, in effetti ci sono due chiavi di lettura, come si suol dire. Da una parte è chiaro che fa piacere, perché la notorietà, sfido chiunque a dire che non faccia piacere. Ancora sabato, perché poi va un po' a periodi, a seconda di come sei vestito. E come sabato sono andato a vedere un film del mio amico Alessandro Rota, nella rassegna Sotto 18, che era Calibro 70. E poi uscendo a pizzeria, mi ha riconosciuto tutti. Un ragazzo mi ha chiesto di dire alla sua amica per telefono. Poi un altro gruppo mi guardavano, si giravano e ridevano in Piazza Vittorio. Per cui ancora oggi, dopo tanti anni, e quello fa comunque piacere, perché al di là della battuta del cretino, che è quella più gettonata, e comunque dei riconoscimenti ci sono stati anche continuamente su Facebook per il personaggio che sono Sì, riuscito a creare. sì, Chiaramente dall'altra, dopo i personaggi che ho fatto, sia teatralmente che cinematograficamente, uno dice, vabbè, ho fatto delle cose grosse, profonde, e poi uno viene riconosciuto per questa cosa, che comunque è un personaggio difficile da fare, per carità, ecco, però viene ricordato più che altro ma per il anche perché anche cretino. far sorridere o ridere è spesso più difficile Sì, che un ruolo anche far drammatico, ridere è dico, difficilissimo ed è una soddisfazione ben più grande. Per un attore è una bella sfida. Sì, specialmente in teatro, se, quando senti la risata è qualcosa che ti carica e ti fa fare ancora di più, ti manda avanti ancora di più, ecco. E per cui è così, insomma, comunque va Che bene. poi per perfezionare, ho letto, per perfezionare un po' il ruolo, ho preso spunto da Sì. personaggi Personaggio realmente esistiti. realmente è esistito, perché quando io ho lavorato alla Lancia, ho lavorato come disegnatore meccanico per 9 anni, dal 71 fino all'80, e c'era questo direttore dell'ufficio, che adesso purtroppo è già quasi morto, quindi posso anche dire, ma no, lasciamo No, no. perdere, meglio di no. Era un rapporto conflittuale, perché io giovane, diventai 21 anni. Intanto la cosa fastidiosa allora era questa, che tu arrivavi a 21 anni, quindi un uomo che aveva fatto il militare, arrivati da una del tu e tu devi dar del lei. Questo è un rapporto che non ho mai sopportato. Per cui era un modo di trattare che era abbastanza autoritario, cioè tipo se appiaso le parole, se no la Via. porta era via, no? Così. Per cui noi eravamo, no, dico noi perché eravamo io e anche altri, e così era anche un po' provocatoria la cosa. Lui aveva questo atteggiamento molto autoritario, molto burbero, ma poi era una persona buona, non è che fosse. Tanto per dire, la battuta, una era quando c'era l'assemblea sindacale, lui per anticipare il fastidio che provava se qualcuno andava all'assemblea oppure anche gli scioperi, passava, assemblea! Va dell'assemblea! Così, perché aveva sta voce, fumava le Volvazze, aveva sta voce rauca ed era molto autoritario. Però erano grandi lavoratori, ecco, serie, attaccate al lavoro, C'era una forti. mentalità Sì, era una molto mentalità diversa. diversa, quella della Fiat, della Lancia. Però la Lancia era una famiglia, per cui devo dire che non è che fosse così opprimente. Eravamo noi giovani che eravamo di rompiballe, questo Volevo chiedere una cosa prima mancava. di passare alle tue passioni.
Volevo sapere come ti spieghi il gran successo che ha avuto Camera Café, che è riuscito perfino a superare, se non sbaglio, il numero di episodi, perfino il format originale che è francese. Come mai in Italia, secondo te, siete riusciti Ma ad andare ancora oltre? questo Non so, forse i non personaggi saprei hanno ancora più. proprio, perché sì, il format francese che è nato lì da Bruno e Vescovè, ma non lo so perché i personaggi erano più o meno, erano uguali. All'inizio noi facevamo le puntate tradotte, poi adattate, perché la comicità francese ha un respiro ben preciso, diverso dal nostro, più pomposo, più... Non lo so, la fortuna, devo dire che non saprei proprio dire, dare una risposta. Intanto era una novità per l'Italia perché Camera Fissa, a parte Specchio Segreto, quello di Nanni Loi, ma quella era un'altra cosa, però Camera Fissa non c'era mai stata. E la fortuna è stata, probabilmente sì, il regista Sanchez era riuscito a collimare dei personaggi, degli attori, grazie anche alla sua regia, e anche agli autori milanesi, creare degli episodi con un ritmo e una dinamica ben precisa. Forse gli episodi francesi mancavano forse di coralità, di grande movimento, non lo so, forse sarà stato quello, sta di fatto che ne abbiamo fatte quasi 1500. Poi rigirare così è una bella sfida anche per voi, perché bisognava, in caso di errore, sempre ripetere tutto da Sì. capo, giusto? Esatto, perché non c'è montaggio, ci sono solamente il lavoro di post-produzione che sono i rumori, ma lo sketch una volta fatto è quello, non c'è tagli, montaggi, cosa diversa dal cinema, quando tu giri hai tre cineprese, due, e allora poi c'è il montaggio, puoi sbagliare, riprendi da dove hai sbagliato, invece bisognava farlo. E tante volte si è andati veramente, come si dice, in loop, per cui una scena è stata rifatta anche 30-40 volte. Magari viene da ridere in certi Ma momenti, ridere, no? quello mai, quasi No? mai, nessuno è mai scappato, qualche volta è successo, no, no, più che altro che magari uno sbagliava, metti scene dove c'erano 6 o 7 persone, sbagliava uno, bisogna rifarlo. Quando poi cominci a sbagliare, hai paura di sbagliare, diventa triste. È stata dura perché è un tipo di recitazione, diversa da teatrale, è un po' teatro, un po' cinema, e quindi una commistione di queste due cose, non è nessuna né delle due, e ho visto attori che sono venuti con un'esperienza quarantennale, attori di teatro, arrivavano lì davanti alla telecamera, poi mi sono dimenticato, cosa devo dire, un vuoto tremendo, per cui non era facile. Niente, sì, passando poi alle passioni, vediamo qui appunto molti Molti libri, libri, no? tanti non letti. No, E, scherzo. no, e ho visto che anche hai interpretato proprio Kafka nel 1983, se non sbaglio. Sì, l'ho fatto all'inizio del tempo, l'ho ancora fatto qualche anno fa, perché era... Io un vanto che mi attribuisco è quello di aver letto di certi autori classici tutto, quindi Kafka è uno di questi, non solo, ho anche letto delle critiche, delle saggiste, dei saggi Su di lui, sulla sua figura, la sua vita. E ho letto tutto Dostoevskij, tutto Poe, tutto quasi Stevenson, insomma i grandi classici ho letti. Ed è stato un periodo molto interessante, negli anni 70, dove è stata una risposta molto buona a certe domande che uno si fa esistenziali. Diciamo che Dostoevskij mi ha dato delle risposte ben precise. Mentre Kafka è stata una passione più che altro, e anche qui c'è un riferimento a Gassman in quegli anni, negli anni 60, lui aveva fatto questo monologo che è una relazione accademica, e mi aveva appassionato, e poi l'ho fatto diverse volte, ancora l'ho fatto ultimamente, qualche anno fa, ed è un monologo molto bello, interessante, che dura 35 minuti, di questa scimmia che viene catturata nella Costa d'Oro, l'attuale Ghana, e da questa compagnia tedesca, e viene rinchiusa in questa gabbia, quindi c'è tutta la descrizione della gabbia che è chiusa così stretta, e lui poco per volta in questo bastimento osserva il modo di fare, gli atteggiamenti dell'equipaggio, e poco per volta riesce ad imitarle, fin quando poi un ufficiale cerca di fargli bere questa acquavite, lui la sputa, i primi tempi, poi
riesce a fare, a bere questa acquavite e a pronunciare questo primo olà, questo primo suono Sì, umano. Quindi poi prima. lui, per salvarsi, aveva due possibilità, ci sono due possibilità, o giardino zoologico o teatro di varietà. Non esitai, cercò con tutte le tue forze di giungere alle varietà. Il giardino zoologico non è che un'altra gabbia, per riferirsi al discorso di prima, se c'entri sei perduto. E quindi diventa attore di varietà, che è una scappatoia comunque sia, un adattamento, è un po' una metafora dell'adattamento dell'essere umano che si adegua alle situazioni. Ecco. E poi ho fatto anche 11 figli, che è questo padre che passa in rassegna questi 11 figli con luci e ombre, e poi l'altro, che è il cruccio di un padre di famiglia, Odradek, questo crocchetto strano che vive, ecco, e che è un po' anche lì, il riferimento, credo che sia autobiografico, di questo suo vissuto, che lui aveva col padre, molto autoritario, coercitivo, molto aggressivo, Sì, e lui penso che abbia messo in lettere quello che è la sua vita. Questo un po', sì. diciamo che forse c'è quasi un contrasto tra le due tue passioni, nel senso che Kafka e Dostoevskij appuntano a questo lato molto, diciamo, legato all'angoscia esistenziale, invece ti piace anche poi la montagna, che forse invece è quel lato un po' più. Ah, beh, la montagna è, diciamo, è la prima passione, non è neanche il teatro. È la prima passione perché all'età di 12 anni mio padre ci portò a fare una prima gita in Val d'Aosta, una gita semplice, non impegnativa, un'escursionistica, però è stato come un lampo, una scossa, un colpo di fulmine, come si dice, perché così il contatto con la natura, gli stambecchi, le stelle alpine, poi la montagna tutta. Anche se comunque lui ci portava già prima a raccogliere, c'era un rito annuale che era quello della raccolta dei narcisi a Matie, cosa che oggi forse non si potrebbe neanche più perché non andavamo abbastanza, vabbè. E quindi già lì era stato questo contatto con questa natura che poi l'alpinismo è stato un pretesto, però la passione vera è per la montagna in sé. Poi l'alpinismo è chiaro che è stata un'evoluzione, così di passione. L'altro ieri raccontava la mia suocera, dopo 35 anni mi fa: "Ah sì, ma va!" E dico: "Ho fatto il Monte Bianco, ma proprio in cima?" E dico: "Sì, sulla punta, 4810 metri." E tra l'altro su YouTube ho fatto qui un video, la scalata al Monte Bianco, perché in risposta di quella trasmissione che avevano fatto per TV, dove c'era anche Zambrotta, che questo, se, questo come si chiamano, Erano reality reality. sulle È scalate. vero, sulle Molto bello, montagne. interessante. Però siccome Zambrotta l'hanno portato al Colle de Buttes, che è 4300 metri, lui ha fatto gli ultimi 500. Così è un'altra cosa. Io di metri ne ho fatti 2800, perché partendo da Lago Combalo sono 2008, oggi non si può neanche più andare lì, si parte ancora più sotto. E poi tutta la vicissitudine per arrivare in cima e la discesa. È Una bella stata, sfida. sì, era stata notevole. Monte Bianco. No, e quindi sì, diciamo che dove sei stato sostanzialmente in Val d'Aosta, quali sono le tue valli preferite in Ma la Piemonte? Val d'Aosta è la mia seconda patria, ma non solo per le montagne, anche per tutto quello che concerne la cultura, la tradizione. A me e a mia moglie, è giusto dire, E a mia moglie, a sì. me e a mia moglie piace molto andare a Pardes, Ah, dove dove adesso sono forte, è stato istituito questo museo. Ultimamente siamo andati a vedere questa mostra, ce ne sono sempre Fanno bellissime mostre, fanno quelle delle spesso. fotografie dove questi fotografi stanno giorni e giorni a carpire queste bellissime. E poi ci sono le prigioni, ho scoperto che Cavour era in esilio lì, è andato in esilio, non lo sapevo, perché era in esiliato dal re, Non perché lui era sapevo, liberale, interessante. chiaramente erano i primi, e aveva assistito alla ricostruzione del Forte di Bar, che era stato distrutto da Napoleone. E poi altre mostre di pittori, dicendo, molto bella. E poi più che altro proprio per la struttura cioè degli alpeggi, del cibo, del cibo che è pulsante, cioè, sono legato molto anche a queste cose qui. E
per cui una e l'altra, ecco. Non ci interessava questo aspetto qua più che altro della montagna, perché comunque credo che anche per un attore che, diciamo, interpretare dei ruoli non sia anche facile, magari delle volte anche rilassarsi in un luogo che non sia la città classica, che, magari, guarda, possa anche servire. Certo, devo dire che però per quanto riguarda la montagna è sempre stata una passione, non è un vanto, perché è una passione, per cui non è che uno dice io ho scalato più di 600 cime, una diversa dall'altra. È un vanto, ma lo vanto per me stesso, non è che... Però devo dire che come Buzzati, che tutte le notti sognava di andare in sognava la montagna, perché lui era un appassionato di montagna, oltre che grande scrittore. C'è un bellissimo che io ho fatto fare come esercizio, che mi sarebbe sempre piaciuto fare come regia, è l'orologio. Sì, questa moglie che uccide il marito e... L'orologio, praticamente l'anima del marito si incarna nell'orologio, e quando l'orologio fa tac, torna indietro, nella lancetta torna indietro, lei rivive tutto quello che ha vissuto nel momento stesso che ha messo il veleno nella cosa, ed è un bellissimo, bravissimo. E lui tutte le notti sognava, poi ho letto anche Il deserto dei Tartari, è bellissimo. Sognava la montagna, e io anche, e purtroppo sono sempre degli incubi tremendi. Perché o sono su un pendio e comincia a nevicare e nel giro di 30 secondi viene la neve alta così, o sono su un pendio e track, questo pendio arriva scosceso all'improvviso, quindi questo terreno, oppure si chiude la luce all'improvviso e diventa tutto buio. La montagna è anche una sfida, perché è bellissima ma anche pericolosa. Certo, allora, questo aspetto purtroppo forse convive. Ho avuto due amici che sono purtroppo morti sotto una valanga. E poi altri che conosco, che sono morti, che conosco, so dell'ambiente alpinistico torinese, sono morti. Io ho scritto un libro, anche su, un libro fantastico, sulla, una scalata fantastica sulla montagna, per mettere, ho messo tutte queste mie esperienze, che è una cosa fantastica, questi due alpinisti che a un certo punto si perdono, scavano una... Si perdono, uno scava una nicchia nel ghiacciaio, l'altro invece si perdono perché uno era fanatico di fare la punta a tutti i costi, l'altro no. Ecco. E poi a un certo punto questo che si salva, arriva un'astronave dal cielo ed è specie di un caronte che lo porta in questa montagna fantastica. Adesso brevemente, e passo il profilo del discorso, stavo dicendo che... ecco, sì, è che però io reputo sempre che l'alpinismo... è una risposta sana, per dire, è una passione che serve per i giovani, perché ti fa fare movimento, ti riempi di gioia l'anima e via dicendo. Però se assume aspetti come l'ho assunto io e anche mio fratello e anche altri, diventa una specie di droga anche quella, ecco. Non è che ci sia molta differenza. Per cui ecco, chi muore... Si vede l'ora di andare sempre, non puoi stare una settimana senza... Quindi come colui che si droga, ecco... Vabbè, però è una bella differenza. È una bella differenza, però diciamo che... Una bella dipendenza, però puoi morire anche lì, è la stessa cosa come... Vabbè, poi insomma... E niente. No, per tornare invece alla tua carriera, volevo sapere se ci sono progetti futuri o anche a teatro, se stai lavorando a qualcosa. Ecco, di ma dico quello che ho fatto un po' ultimamente, perché adesso l'ultimo lavoro che ho fatto è stato questo Medico per Forze di Moliergo, e ho fatto questo padre un po' svampito, è un personaggio comico, anche lì ci sono state delle situazioni comiche che hanno fatto. Mi hanno riempito di piacere, ecco, di gioia nel recitarlo. E cose future, diciamo che potrebbe esserci un testo che adesso stiamo mettendo di tre personaggi, due uomini e una donna, e vediamo, adesso devono darci delle risposte per quanto riguarda la possibilità di metterlo in scena, perché poi ci sono dei diritti SIAE che bisogna rispettare. Ecco. Per il resto attualmente è un po' una fase di stallo, ecco. Ci sta. E volevo ancora farti una domanda. Per un giovane che volesse intraprendere, diciamo, il percorso
come hai fatto tu adesso, che cosa gli consiglieresti, da dove potrebbe partire, ecco, per iniziare a formarsi, ecco, c'è Certo. tutta una formazione. Ma, scuole di teatro a Torino ce ne sono tantissime. Io ho fatto praticamente, ho fatto l'insegnante per diverso tempo. Ho cominciato col Teatro Nuovo, dove ho insegnato dal 91 al 96, 6 anni. Poi ho fatto l'ODS, l'Officina Savigno della Teatranza. E ultimamente ho ancora insegnato ancora di nuovo l'ODS, che era l'operatore doppiaggio spettacoli. E per cui, ma il problema, quello che ho detto prima, è questo: una volta c'erano, non c'erano, una volta parlo per me, quando avevo 24-25 anni, ho fatto la mia la scuola di Via Carlo Alberto, c'era quella, poi c'era quella dello stabile, non c'era nient'altro. Oggi ce ne sono tante, e tanti che fanno. Riuscire a fare l'attore, ripeto, a Torino non è che voglia demoralizzare, però è molto difficile, perché non è che ci siano grosse cose, ecco. Però l'unica cosa che posso consigliare è, certo, fare una scuola che sia riconosciutamente seria, e poi vedrò poi, ecco, quello che c'è la possibilità di fare teatralmente. Cinema, ho già detto prima che quello che c'è, ecco, non ci sono grosse cose. A Torino fanno diversi film, ma le produzioni sono già state stabilite da Roma, per cui c'è poca roba. Magari spostarsi allora. Spostarsi, ma anche lì Roma è un centro dove ci sono centinaia di persone, per cui Non è è un po' una facile. cosa così. Quello che dico sempre è di non lasciarsi influenzare, da dire: ah, o fai l'attore o non fai niente, o fai un altro mestiere. Uno può fare altre cose, altri lavori così che permettono di andare avanti, e poi fa anche l'attore, e se poi capita che deve avere la fortuna di riuscire a imporsi Bloccare. su questa cosa, bene, ecco, senza star lì a farsi tante fisime, ecco, perché sennò Se non si. l'importante è guadagnare soldi. Poi Certo. dopo, se capita, a me è toccata la fortuna già molto tardi, perché avevo 53 anni quando è stato fatto Camera Café, per cui prima, cioè, uno Però eri già un attore comunque, avevi già ma cose ne ho un'esperienza. fatte tantissime, cioè, a parte teatro, cinema, televisione, pubblicità, laboratori, filmati aziendali, cioè, ne ho fatti tanti. Chiaramente quella è stata la cosa che mi ha consacrato, ecco, diciamo. Visto che ti ha consacrato, per chiudere volevamo chiederti il gran finale. Sappiamo che te lo chiedono tutti, deve essere diventato un incubo, però ti chiediamo questi pochi secondi di pazienza, se ci puoi fare il finale A chi lo del dedico? dialogo. Ma anche a Bitta, non lo so, anche un classico, perché sennò qua qualcuno poi Si si offende. offende di non essere all'interno Il rischio è che del. racconto solo un breve aneddoto. Una volta, uscendo dal teatro Massaia Borghiere, dove avevamo fatto con Ivan Perna, mi pare che fosse o Americani o Le Iene, uno dei due, oppure un giallo, non mi ricordo più. Fuori dal teatro c'era un gruppo di persone discutendo così. Uno mi fa, come se fossi tu, gli dai del crepino a lui, no? E io che ne so, come ti chiami? Giulio, no? Giulio, lei è un cretino, no? L'anno dopo, un altro lavoro, sempre il Massaia Borghiere, vado a sapere come mai, stesso gruppo. Lui, questo qua si era offeso, perché lui, quando gli ho dato Giulio, tu sei un cretino, lui ha detto a lui: e tu sei un deficiente, a lui. E poi ho capito che lui non sapeva nulla, parlo con lui perché, Sì, parlo no, no. con lui non sapeva niente di Camera Non Café, non seguiva. seguiva, perché tante volte, cioè, succede, non è che sia una cosa. Io mi Sì. stupisco perché la Vabbè, ma sentirei c'è gente che sentivo non che al giorno, guarda. però. Non Cioè, guarda la TV. lui È vero, si era sì. offeso e aveva risposto a lui: meno male che non se l'è presa con me, perché non sapeva di questa cosa del Ah, ho cretino e capito. Noi non ci della. offendiamo. No, no, Noi non ci ecco. offendiamo assolutamente, anzi un onore, non so, mi faccio Sì. offendere. No, Beh, è solo sì. che. Va bene, io mi chiamo No. Giuseppe. Giuseppe, lei è un cretino! Grazie, lo Prego. aggiungerò al curriculum adesso. Ma sì, una volta che
Vabbè, allora. No, io niente, noi. Se avete altre domande, io sono ancora qui. No, siamo più che. Siamo qualcosa sul calcio. Io ho giocato a calcio, non parlo di che cosa faccio il tifo, perché poi aprirei. No, se non lo sappiamo, tanto lo sappiamo. Devo dire che io ho giocato nel glorioso Pacigalupo, che adesso è nella prima categoria. Storica squadra. È una grande scuola di calcio, veramente. Era molto serio. Che ruolo? Il ruolo era mia, era la destra, perché sfruttavo la mia capacità. Numero 7, sì. Un po' la best. Avevo questa molta abilità nello scatto, quindi e devo dire che ho fatto dei gol. Uno qui, ne ricordo, posso dire, ne ricordo due. Certo, uno da Cigaluppo. Piena libertà. C'è un lancio sulla destra, il portiere esce, io lo evito, arrivo sulla linea, ma la linea vera proprio di fondo. Io con l'esterno destro cosa faccio? Faccio partire il pallone, lo faccio rimbalzare davanti alla porta e va dentro. La trivela, tipo il Quaresma. Lui lo fa sempre, però lì è stata una cosa voluta. E poi invece al torneo aziendale della Lancia dove giocavo, è stato un altro, uno di quei gol che amo ricordare, tanto così. C'è un lancio del portiere nostro, uno dei miei compagni si abbassa, il difensore rimane spiazzato, io avevo questa rigidità che mi avevano insegnato il passare gruppo, che dice se stai nella tua metà campo il fuorigioco non c'è, no? La regola è questa, infatti io ho un fuorigioco ma nella mia metà campo, vedo questa palla lì, scatto, me la porto avanti e tutta la gente una soddisfazione estrema. Se non solo calcio seguito ma anche calcio giocato. Sì, sì, ho giocato per parecchi anni, ancora a calcetto, ancora ho giocato una decina d'anni fa, poi ho smesso. Del calcio seguito non diciamo nulla invece. Come? Del calcio seguito non diciamo nulla, neanche dopo ieri. Neanche nessuna dichiarazione. C'è nessuno. Perché le volte che ho messo su Facebook qualcosa si è aperto un disastro, per cui non lo so. Meglio lasciare perdere. Allora, chiudiamo così. Ringraziamo allora Renato Ripaldi per la sua disponibilità, per le cose interessanti che ci ha detto e vi diamo appuntamento alla prossima intervista. Ciao a tutti. Ciao.